Sto chiamando. Vediamo se ci risponde, siamo già in diretta. Vediamo se la prendiamo al primo colpo. Quilla. Pronto? Pronto? Vediamo se... Eccoci qua, ecco, siamo già in diretta. Adesso facciamo una prova audio per vedere se non si sentono dei rimbombi, degli echi vari. Non so neanche se si possa dire echi in diretta, sembra quasi una parolaccia. Se io si dice, aspetta che ho Perfetto. sbagliato, così lo vedi dentro. Allora, proviamo a vedere se ci Poi sono... ci date voi salire Sì, assolutamente. Noi siamo già in diretta, stiamo facendo solo le prove audio. Vediamo se ci Eh no, ma ci sono tastini. non lo No, so. niente, no, niente. Aspetta che forse Aspetta, posso lasciate stare che non girarlo. faccio L'ho girata ancora? Ok. Boh. Perché così piccolino si vede proprio. Adesso non è stata. Si sente me? Parlare, suonare. Adesso siamo in figa, quindi è giusto che qualche cosa non Deve sia andare proprio in storto per giro. forza, se Come no. no? Guardate che bravo. Allora, vi stiamo facendo vedere il nostro bosco, che è ancora tutto da venire, molto piccolo. Gli alberi sono molto piccoli. Però abbiamo già delle mele che adesso vi mostrerò. L'angolo della penna. Sono 3 metri, cado. Allora, siamo a Colorno, nel Bosco del Tempo, che è un frutteto meraviglioso che è stato piantato proprio nel centro del paese. E la cosa veramente bellissima è che l'idea di avere un bosco che cresce con noi del paese, con i nostri bambini, ma anche con le nostre nonne, con le nostre classi, è veramente un privilegio per il comune di Colorno. E oggi siamo qua tutti insieme, questo meraviglioso pubblico e anche con i bambini dello Spigafestival che bacio e saluto, e proprio a raccontare una favola scritta apposta per questo luogo. Ho detto bene? Grazie, ci manca qualcosa? No, non ci manca niente. Non ci manca niente. Cominciamo? Non dicono niente da lì? E allora noi Sì, cominciamo. cominciate Eh? pure. Cosa ci sarà in quella borsa? I ciappini per non far volare via. Volerà via tutto, mi sa che proprio. C'era una volta nel Bosco del Tempo un re. Direte voi. E invece no, nel Bosco del Tempo c'era una volta un do. C'era anche il re, ma quando il do arrivò, dovette ammettere che il do veniva prima di lui, perché il do viene prima del re. E su questo non ci piove. Il re fu dunque costretto ad andarsene, e da quel giorno sul Bosco del Tempo regnò il do. Il re trovò un altro lavoro in un mazzo di carte e, visto che era ricco, diventò il re di denaro. Comunque sì, il Bosco del Tempo rimaneva sempre un bel posto dove passarcelo il tempo. Il Bosco del Tempo era sempre esistito, fin dai giorni in cui il tempo ancora non si misurava. Un bel giorno, mi sembra mercoledì scorso, il do
proclamò una riunione di tutti gli abitanti del bosco, alla quale era obbligatorio partecipare pena l'esclusione dal bosco. La grande assemblea si sarebbe tenuta sotto l'albero più famoso, l'albero capovolto, che per qualche motivo ignoto cresceva a testa in giù e che aveva le radici al posto dei rami, che invece crescevano sottoterra lunghissimi e storti. Quell'albero era molto amato dagli animali del bosco, che spesso, nelle calde e chiare notti d'estate, si radunavano lì sotto per fare due chiacchiere e per accorciare la notte. Il vecchio e grande gufo Amilcare, il guardiano notturno del bosco, si appollaiava sui suoi rami più alti per controllare che tutto andasse bene e che le notti scorressero lente per tutti. C'era anche un certo vento al bosco del tempo, che c'era solo lì, eh? Anche il giorno della grande adunata degli abitanti, Amilcare era al suo posto di guardia. E da lì vide Brenno il lumaco. Partire di primissima mattina per cercare di arrivare puntuale all'appuntamento. Chissà se ce la farà! Si domandò Amilcare. Sono pronto e in perfetto orario, sì, ce la farò sicuramente, pensò Brenno, scivolando pavoso con la sua pancia sull'erba fresca. Intere famiglie erano in marcia quel mattino nel bosco del tempo. Alcuni, per far passare meglio il tempo del viaggio, si accompagnarono con gli amici o con i parenti. Il lupo, ad esempio, bellissimo e fiero, camminava un passo dietro alla sua compagna, guardandole le spalle con amore. Con loro c'erano nella pancia della mamma anche i loro cuccioli. Erano davvero bellissimi, impossibile non ammirarli. E due osse oche, che erano proprio dietro di loro, si lasciarono sfuggire un commento ammirato. Hai visto qua? Sono belli? Disse una. Sì, sono davvero magnifici. E poi lei ha perso il pelo, ma neanche il vizio. E rise, starnazzando sguaiatamente. Sì, sono davvero magnifici. Sei proprio però tu una grossa e sciocca oca. Dai, muoviamoci. Andiamo, vieni che è tardi. Andiamo per di qua. La sfilata delle coppie continuò per ore, sempre sotto lo sguardo fisso di Amilcare. Passarono nell'ordine la cicala e la formica, la lepre e la tartaruga, il topo di campagna e il topo di città, la volpe e l'uva, inseparabili. Un numero imprecisato di galli, galloni e altri volatili che riempirono i rami radice dell'albero, che più si riempiva di ospiti, più era felice. Poi fu la volta dell'orso bruno, accompagnato dalla numerosa e chiassosa famiglia delle sue pulci, con in testa, in alto, la pulcenella, napoletana d'oxe e ex acrobata del circo delle pulci, che aggrappata ad un orecchio alla vista di quella folla commentò: «Uè, mamma, d'oxe! Carmen, quanta gente che c'è sta!» Dietro di loro, bianco come un ghiaccio, tenero e saltellante, baiando il caniglio, un tenero coniglietto che studiava per diventare un Doberman. Un elegante elefante col papillon rosa al collo e la proboscide tutta decorata lo inseguì correndo per un tratto e gli chiese: «Scusa tu, ma dove vai così di corsa?» Il caniglio si fermò, lo guardò e gli disse: «Non ho tempo, non ho tempo!» «Ma che? Non l'hai letto il libro?» Tanto ti correva, disse. «Proprio non ti capisco, eh?» «Diciamo», disse il caniglio, «che sto correndo appresso al mio sogno. Uff!» E così dicendo, sparì nel bosco. La carrellata di animali strani e curiosi continuava senza tregua.
e passarono i maiali rosa, felici e unti, le puzzole bianche, nere e puzzolanti, e voli in cielo di pappagalli colorati, e c'erano anche le foche con il loro grasso. Poi, sulla musica di una marcia trionfale, a cavallo di un cavallo, salutato da un oh, facciamolo tutti insieme, oh, di stupore generale arrivò un eroe, un guerrigliero, tutto verde e con il basco in testa e lo sguardo fiero. Aveva il piglio di un condottiero e quando sceso da cavallo, un cucciolo di carota chiese al padre chi fosse quel signore. Lui si girò e disse, mi nombre es Ernesto, ma todos lo me llaman el Che. E anche voi me potete chiamare sì, el Che, el Cetriolo. Olè! Così dicendo, anche lui si unì a quella piccola folla colorata e vociata. In fondo alla fila, staccatissimo, e c'era sempre il lumacone Brenda, spossato, senza fiato, che cercava di recuperare terreno. Tutti ormai cominciavano a domandarsi perché il Do li avesse convocati. Le voci che si sentivano erano le più diverse e le più assurde. C'era chi diceva che lo avrebbero proclamato re e che sarebbe stato il primo Do re. Altri invece sostenevano che avrebbe annunciato le nozze con la principessa, una gioiosa alberella, la sua eterna fidanzata. Altri ancora invece sostenevano che il Do avrebbe dato una grande festa danzante, che ci sarebbe stato da mangiare, da bere per tutti. Quanto si sbagliavano, purtroppo. Ormai la folla radunata sotto l'albero capovolto era diventata davvero folta e Amilcare, che dall'alto li guardava, disse «Ormai sotto l'albero capovolto?» la folla è davvero folta. Brenno, il lumacone, nel frattempo, era stato superato anche dal legume più lento di tutti, le lenticchie. Il brusio è aumentato considerevolmente, disse Amilcare. E a quel punto uno scimpanzé, col ventre molto pronunciato, tanto da essere nominato lo scimpanzone, disse al vecchio gufo, senti ve, vecchio pennuto, vabbè che sei saggio, però ogni tanto ce la fai a non dire una banalità? Il care non ebbe neanche il tempo di ribattere a quello screanzato primato, perché proprio in quell'istante fece il suo ingresso, sul dorso di un cammello, che apparì, attraversando la cruna di un ago, lui, il Do. L'eccitazione salì al massimo e il Do fu accolto da grida, barriti, latrati, muggiti, battiti di ali, di zoccoli, grugniti, zirli, fischi, garriti, trilli, gorgheggi, soffi, bramiti, ragli, nitriti, brontoli, squitti, scibili, ruozzi, canti ed infine una forte, fortissima e roboante puzzezza delle puzzole tutte insieme, che fecero finalmente tornare il silenzio. Ecco, finalmente è tornato silenzio, disse Amilcare. Il lumacone era ancora troppo distante e non sentì nulla e continuò a strisciare tranquillo pensando di essere in orario. Il Do, che era un ometto non tanto alto, con un lungo e folto paio di baffoni neri a manubrio e un paio di stivali neri al ginocchio, si tolse il buffo berretto fatto di piume di balena e di caramelle gommose e poi ci salì sopra, usandolo come poggio. Si schiarì bene la voce e iniziò a parlare ai suoi sudditi con queste parole precise. Allora, popolo del bosco del tempo! Vi ho chiamati tutti oggi qui perché dopo questi lunghi anni di pace, oggi... Proprio questa pace è minata e messa a dura prova dall'annunzio arrivo qui nel nostro bosco delle streghe. Gli animali cominciarono a parlare tutti insieme, preoccupatissimi nel sentire queste parole. Però se parlate tutti insieme non si capisce niente,
disse Amilcare. Silenzio! Non parlate tutti insieme che altrimenti non si capisse niente, disse il Do da sopra il suo cappello. Stavolta però l'ho detto. Si compiacque Amilcare e si strinse la zampa da solo per compiacersi. Ma così facendo, facciamo così. Ma così facendo, e vola tutto lo stesso nel corso del tempo, perse la presa sul ramo e precipitò di sotto, cadendo proprio su un'istrice appuntita. Intanto il Do continuava a parlare. Amici, le streghe di tutte le nazioni hanno deciso di darsi appuntamento tutte qui da noi. Bello! Che cosa fanno? I mondiali di magia? Disse un pomodoro verde che subito arrossì per aver detto quell'improvvida battuta. Ma no, proseguì il Do. Verranno tutti per una riunione che loro chiamano sabba ed è per questo motivo qui che si svolge di sabato. Il brusio e l'agitazione aumentarono ancora tra gli animali e Amilcare disse nulla. Amilcare non disse nulla perché era intento a levarsi gli aculei dell'istrice. Calmi, disse il Do. State calmi. Noi purtroppo contro le streghe possiamo far ben poco, ma per fortuna questo bosco è da sempre protetto dalle fate. Le fate, fate bene sorelle, che sono le nostre amiche e ci aiuteranno contro le intenzioni poco chiare delle streghe. A quelle parole seguirono dei sospiri di sollievo e risate di liberazione, però anche le proteste del cetriolo che voleva combatterla se stregas, che se loro avessero usato la magia, ecco, della loro bacchettas, lui avrebbe preso la sua racchettas. Olè. E anche quelle della Pulcinella e della sua famiglia, che erano sempre più agguerrite, aggressive e vocianti sempre sul dorso dell'orso. Uè, ste schilanzate streghe, ma che ci credono di essere le padrone del bosco? La facessero a casa soia a riunione. E giù, microscopici applausi da parte delle pulci e dell'orso. Fu a quel punto che si materializzò, evaporando da una nuvola rosa, una piccola fata alata, col suo grazioso cappello a punta e la bacchetta d'ordinanza. Salutò con deferenza il Do e poi disse ad alta voce: «Salve, abitanti del bosco! Io mi chiamo Frase Fata e sono qui per dirvi che noi fate siamo con voi e che vi aiuteremo. Voi fidatevi di ciò che vi dice il Do e seguitelo. Io ora non mi posso fermare perché il tempo vola e al cuore non si comanda. In più sono anche poco vestita. Del resto ormai non si sa più come vestirsi, non ci sono più le mezze stagioni. E poi con questo freddo ho proprio paura di ammalarmi. E visto che la salute è tutto, me ne vado. La vita non si finisce mai di imparare, non ti regala niente nessuno». E nel sentir sciorinare una serie così lunga e assurda di frasi fatte, gli animali iniziarono ad annoiarsi e furono molto felici quando la videro prima sciogliersi e diventare una piccola pozzanghera rosa, e poi sparì. Il Do riprese la parola e chiese a tutti calma e collaborazione. Sabato avrebbero atteso tutti insieme l'arrivo delle streghe, poi avrebbero deciso sul da farsi. Brenno nel frattempo era arrivato. Proprio però nel momento in cui tutti se ne andavano. Ma che stanche. No, vabbè, però io non la rifaccio, tutta la strada. Dai, facciamo così. Resterò qui fino a sabato, disse. Avrà pure qualche vantaggio portarsi appresso la casa. Le prime streghe furono avvistate da Amilcare, il gufo. Erano nel cielo del bosco del tempo e volavano a bordo di scope e di aspirapolveri. Altre invece giunsero a bordo di enormi tappeti volanti che planavano radenti a campi di grano
altri avevano orribili carrozze trainate da pipistrelli pelosi, altri ancora si erano arrangiate con mezzi di fortuna come biciclette senza ruote, pattuali o ascensori. Nessuna voleva mancare. L'appuntamento era di quelle importanti. Ma ora tutti si chiedevano quale sarà il loro scopo e il loro oroscopo. Per fortuna, Amilcare era andato un minuto via, altrimenti quelle due domande lì le avrebbe ripetute sicuramente. Ormai si era fatta sera nel Bosco del Tempo e la macchia nera dei vestitacci delle streghe si era allargata vistosamente. C'erano nasi adunchi e storti e denti sporgenti, unghie lunghe e capelli pure e sacchi pieni di ingredienti magici. C'erano foglie rare pericolose, fiori che se li mangi muori e ali di libellule, zampe di ragni, succo di rocco e veleno di serpenti. Gli animali guardavano tutti attenti e poi aspettavano il do e le fate che però non si vedevano. Le streghe intanto preparavano un bel pentolone d'acqua e sale e con una magia accesero là sotto un fuoco blu che bruciava senza scottare. E parlando tra di loro di un ingrediente misterioso e importante, che però era stato uno sbaglio mandare proprio la strega fiacca borsa a prenderlo, che quella lì era lenta, era svogliata e chissà quanto ci avrebbe messo. E nell'intanto mettevano dentro la pentola d'acqua a bollore foglie, frutti, fiori a pezzi, brani, brandelli e poi giù a mescolare con le bacchette e a dire strane parole come Oculus, Vagulus, Vivi e Bovidi e altre sconclusionate parole inafferrate. Masticando parole e assaggini di torta e il grasso di lamponcione e spizzicavano pezzetti di formaggio di Lecce. Il do e le fate bene sorelle intanto se ne stavano nascosti dietro un baobab nelle vicinanze. Secondo me, dagli ingredienti che stanno usando, disse la fata Fiatella, vogliono fare la magia che loro chiamano l'incollatempo, che fa passare i giorni lentamente in modo noioso. Oh, mamma mia, mo sì, sarebbe una tragedia, disse il do. Ma no, lo interruppe la fatalona. Sono gli ingredienti dell'incantesimo fermatempo che fa cristallizzare il tempo e lo fa fermare tranne che per loro. Ah, ma allora così ancora a pezzo si impadroniranno nel nostro bosco, disse il do. Non possiamo permetterselo, Presto, intervenite. Dai, fate qualche cosa. Ma le due non si mosse. Nel frattempo, quello che sembrava un puntino nel nero, nel cielo illuminato, si avvicinava e il canto delle streghe si innalzò forte, cupo al cielo, faceva tremare tutti gli animali che si strinsero vicini tra di loro. Anche Amilcare scese dai rami, mentre il lumacone Brenno non l'aveva visto più nessuno. La strega fiaccaborsa era finalmente giunta al Sabba e aveva dentro una borsa fatta di ragnatele, l'ingrediente mancante. Le fate erano tese e pronte, così, pronte a intervenire. Al do tremavano così tanto le gambe che vinse un premio per ballerini di rock and roll acrobatico. Sorelle streghe, la nostra notte è finalmente arrivata, disse quella che sembrava la strega più vecchia e più brutta. Sicuramente la più sdentata. Con l'ingrediente segreto che ci ha portato la sorella fiacca borsa, possiamo dare inizio all'incantesimo che tenteremo per la prima e unica volta e che chiameremo l'incantesimo tempo perso. Presto, fiacca borsa, getta l'ingrediente nel pentolone, l'essenza della noia e del tempo passato a lamentarsi, ovvero del tempo perso. Fiacca borsa, getta nel pentolone il lunedì. Fiacca borsa gettò il lunedì nel pentolone. Però non successe nulla. Le streghe si guardarono tra di loro attonite. Poi qualcuna cominciò a sorridere e poi a ridere sguaiatamente senza alcun dente.
La risata contagiò le streghe e confuse le fate, che a quel punto uscirono allo scoperto, seguite timidamente dagli animali di bosco e dal don. Ma insomma, che cosa avete combinato, streghe? Chiese la fata Viglia affari vostra. Ah, abbiamo fatto un incantesimo che è anche una prova ed è perfettamente riuscito. Ci siamo trovate tutte insieme dopo tanto tempo. E il tempo nel vostro bosco è magico. Lo abbiamo passato bene, tutte in compagnia e senza perderlo a lamentarci o a sprecarlo con cattiverie o sortilegi. E abbiamo capito che l'unica magia in grado di far fermare il tempo è l'amicizia. Non vi siete mai accorti di quanto il tempo passa meravigliosamente quando lo trascorriamo in compagnia di un amico? Anche i lunedì, i tanto temuti lunedì, con un amico diventano come le domeniche d'estate. Sì, va bene, ma l'ora, il sabba, chiese il do. Le danze e i canti e le pozioni, gli strani ingredienti? Vede, do, noi lo chiamiamo sabba solo perché suona male sentire che le streghe fanno la pericena. A pericosa? Domandò il do stupito. Venite, dai, venite. Sperimentate e assaporate anche voi la serata e la magia della compagnia in mezzo ai doni che la natura ci elargisce. Ma adesso dai, basta, venite, unitevi a noi. Mangiamo e cantiamo e balliamo. Smettiamola di perdere tempo passato con gli amici. È tutto tempo guadagnato. E con un colpo di bacchetta il prato si coprì di tavole imbandite di cibo. Allora, dico io, voi streghe non siete poi così cattive. Si azzardò a domandare un giovane armadillo a 4 anni. Ma no, non siamo così cattive, è che ci disegnano così. E fu una grande e indimenticabile festa. Brava. Brave, brave. Chissà se almeno stavolta il povero Brenno sarebbe riuscito ad arrivare puntuale almeno per mangiare qualche cosa. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Claudia, grazie. Sì, sì, complimenti anche all'autore. Sì. Bravo l'autore, brava anche la lettrice. Grazie. Assolutamente. Noi vi ringraziamo infinitamente per questa sfiaba direttamente dal Bosco del Tempo. Noi stiamo continuando a ricordare che cos'è il Bosco del Tempo, il progetto. Stamattina abbiamo sentito che cos'è addirittura dalle parole di Marco Boschini, che è stato con noi per un breve momento, però noi continuiamo a ricordare il progetto e ricordiamo che comunque tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta e anche nel periodo successivo potranno tranquillamente fare una donazione per supportare questo meraviglioso progetto. E anche noi abbiamo allestito una piccola bancarella con i nostri gadget e chiaramente tutto il devoluto che riusciremo a fare in questi giorni sarà devoluto, scusate, alla causa del Bosco del Tempo. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, io vi ringrazio infinitamente e adesso noi andiamo avanti con le nostre dirette, quindi se volete seguirci noi fino alle 23 saremo in onda e a questo punto festeggiamo anche con voi perché ormai siamo arrivati alla 10ª ora di diretta consecutiva da stamattina. Un applauso!
siamo in diretta con Figa Figa Festival, perché fosse la parte. Sono 10 ore che sono in diretta con degli eventi, quindi visto che la sfiga ci accompagna un po' tutti, dico in generale, ci sentiamo tutti vicini. Grazie mille. Ciao dal Bosco del Tempo. Ciao, grazie.